Ciao, come dice mio nipote di 4 anni dall'America, shopping time. Vi faccio vedere cosa mi è arrivato da Zara in questa bellissima confezione, ma ci sarebbe anche una scatola. Mi piace questa carta velina che mettono colorata. Ho fatto l'ordine il giorno subito dopo che è iniziato i saldi, credo. Non mi ricordo bene, ma comunque dal divano comoda. Io prima, quando appena ho conosciuto mio marito, che già 8 anni fa faceva quasi tutta la sua spesa, shampoo, vestiti, di tecnologia non parliamo perché era ovvio che la faceva via internet, ma io mi meravigliavo, come fai a comprare uno shampoo su internet? E invece adesso prendo solo quasi dall'internet. Con i vestiti invece io ci ho messo molto tempo a prenderli dall'internet perché io volevo toccare il tessuto, per forza provare, poi mi piace provare i vestiti. Io anche se sono in cappotto, ma devo provare una maglietta, io mi spoglio e la metto subito. Un pantalone uguale perché mi piace provare. Prima mi piaceva, diciamo. Adesso ho cambiato modo. Sarà perché ho Marcello e quando ero incinta, appena nato, io quasi non ho fatto niente shopping nei negozi e per cui ho iniziato ad apprezzare questo tempo che prima lo, diciamo, perdevo, no, perché era un piacere per me, per cui un tempo che lo passi, lo trascorri ricevendo piacere per me non è perso. Comunque, ho cambiato un po' il modo di fare shopping, per cui adesso compro più via internet, ma questo mio shopping via internet è un po' pensato, ben pensato, non dipende, però comunque io non spendo tanto su un capo quando lo compro su internet, non toccandolo, non provandolo, io dico sì, magari lo do indietro, non ho mai dato indietro nulla, anche devo dire, cose che non mi sono piaciuti o le ho regalate alle mie amiche, parenti, o me li sono tenuti e ho detto tanto o per casa o vediamo così. Li uso in qualche modo, però la mia filosofia, se posso chiamarla tra virgolette, è di non spendere tanto su un capo. Spendo fino a un 20 euro, 15 euro mi do il budget per un capo. Se ho oltre, io mi trattengo e magari ho la possibilità di provarlo in un negozio fisico. Così è successo fino adesso, 3 anni da queste parti, faccio così e mi trovo bene. Io mi preparo già per la stagione calda. Good news baby, semplice semplice t-shirts per uscire fuori, con un jeans credo che sia molto molto comodi, 100% cotone, questi li ho pagati, preso due, 4 euro, costavano 6 euro, non ho risparmiato granché, però mi è piaciuta la versione di avere maglietti bianche, mi piace il bianco, e questa è no phone, free zone, uso molto poco il telefono e questo credo che sarà anche un messaggio per le mie amiche che mi prendono sempre in giro, che quando mi chiamano io sono col telefono spento, perché mi piace usare più che altro la mail, mi piace vedere la persona parlare così. Al telefono io parlo molto molto poco, per cui alcune persone non capiscono e quando vedono il mio telefono spento mi dicono perché mai. Però so anche che le onde del telefono cellulare non vanno bene per le persone e per cui io lo spengo molto spesso. Vi devo confessare che Zara Underwear è molto molto valido come qualità e ho preso un pensierino per una mia cara nipotina, ancora Natale per me, sono bellissime, questi costavano 8 euro, 3 paia, ne ho pagati 5. Poi viene il pezzo che mi piace di più di questo ordine, è questa gonna a tubetto che è fino a qui c'è in due, c'è la federa, spero che non ho sbagliato perché sempre dicevo fodera, però è sintetico, però il colore mi piaceva troppo, il modello mi piaceva troppo e l'ho pagato. Questo l'ho preso al 50%, costava 15,95 e l'ho pagato 8 euro. Questo già lo vedo benissimo con il giubbino di pelle finta. E poi le scarpe credo che metterò un décolleté, perché altro sto pensando a uno beige che ho, vediamo. Io quando faccio un ordine, come faccio a non prendere niente a Marcello? No, non si fa mai. C'è lo scoiattolo, che
che adesso guardiamo tanto tanto Chip e Chop, e qua c'è una nocciolina, è molto molto, sentite? No, perché se è acceso il frigo non sentite, è vellutata, mi piace, davvero bellissima come colorazione, ma in generale anche la fantasia. 3,95, questo io l'avevo pagato un euro almeno. E poi finisco l'ordine di Zara con queste ballerine. Io sono la ballerina Evicted. Mi piace il fucchiettino che è qua e non è qui dove solitamente viene. Sono scamosciate. Poi c'è questa retina molto elegante, molto comodi. Io ho preso la 41. E davvero comodi, le ho provate per casa, se trovo bene vediamo più avanti. 17,95 le avevo pagate, non ho la fattura. Ah, anzi, una cosa nuova, Zara non metti più la fattura di carta, ti dà la versione solo elettronica, una buona cosa, però non vi posso dire il prezzo, era 14 euro se non sbaglio. Comunque, anche se costava il prezzo intero, io comunque le avrei preso perché mi piace il modello. E poi le so che la qualità di Zara delle ballerine è molto valida in comparazione con Mango, che io non mi trovo bene sinceramente con le scarpe di Mango, non lo so perché sono due siti da quali io prendo di più, e poi sono due siti spagnoli, perché io, studiando lo spagnolo per tanto tempo all'università, al liceo, io prima dell'Italia ero molto attaccata alla Spagna. Comunque c'è questo legame ancora, e questo legame con la Spagna, con la lingua che parlavo, è venuto anche con Zara e Mango e sta qui nel mio cuore. E se parlavo delle scarpe, non potevo non farvi vedere le scarpe che ho preso. Siccome vi dicevo che io ho questo budget che non lo supero mai, ma poi anche per le scarpe è ancora più difficile. Se un vestito lo metti o così o cosà, ma una scarpa, se è 41 ma non ti sta il piede, pace amen, ti tieni le scarpe che non ti vanno bene. Poi regalare delle scarpe è più difficile. Io stivali, cose così, non ho mai preso sul internet ballerine, non è la prima volta e vado quasi sul sicuro. Invece ho preso queste scarpe, da 5 anni era che non compravo una scarpa alta così, alta, lunga, perché ultimamente mi sono fissata con i tronchetti, però non mi ci vedo, non mi ci sento, non so perché, preferisco più loro. Questi li ho presi da Cinti, in teoria anche loro erano in saldo, però non so, li ho pagati 104, e tanto, però a me durano, le scarpe durano tanto, per cui si ammorbidisce il prezzo con il tempo che passa e spero che mi durino. Volevo aggiungere a questo video un altro pezzettino in quale vi faccio vedere. Allora, le scarpe per mio figlio presi da H&M, senza pensare due volte, perché sono veramente fatte bene, molto molto alte, alte qua che coprono un po' la caviglia. Cosa volevo dire? Che con esperienza noi arriviamo a certe cose, no? So che qua sul canale ci sono anche delle mamme che mi seguono e ogni tanto ci scambiamo delle idee. Allora, sempre quando dovevamo comprare le scarpe a Marcello, lo portavamo con noi, anche se io evito di farlo entrare tante volte in centro commerciale, in un centro commerciale, per varie questioni, però quando dovevamo comprare le scarpe per forza veniva con noi. E niente, nessuna volta voleva provare la scarpa e la prendevamo questa scarpa così un po' a intuito, un po' sì, misurando, ma non molto bene. Però io sempre lo disturbavamo in un certo senso, perché o piangeva o si irritava. E niente, questa volta invece ho detto, prima volta che prendo per lui le scarpe online, e ho preso due paia e un paio già sono imbottiti, già li metti più o meno così il modello. Questo invece è più leggero, per cui li metterà più avanti. E cosa volevo dire con questo pezzettino di video? Che magari certe volte dobbiamo lasciare stare i nostri figli tranquilli e seguire l'intuito. Non ho sbagliato, mi fa piacere che ho indovinato la misura. E niente, ecco, arrivo Marcello e io chiudo il video. Ciao!